preghiera che, la preghiera di Tommaso d'Aquino che oggi vi proponiamo, è una preghiera in cui emerge appunto la domanda più inquietante di un uomo e di un credente, di un uomo che chiede sempre più la conoscenza profonda di Dio. E io mi chiedo se nella mia preghiera vi è questo desiderio, questa domanda profonda, se io chiedo a Dio di conoscerlo sempre più. Vedete, non si può accusare Tommaso d'Aquino, grande teologo dogmatico, di non conoscere Dio. Ma evidentemente la sua conoscenza è una conoscenza intellettuale, è una conoscenza di studio, di ricerca, cosa buona e giusta. Ma ciò che deve caratterizzare la preghiera del cristiano è conoscere Dio nella sua profondità, quella conoscenza biblica che è la conoscenza tra coloro che si amano, è la conoscenza dell'amore e dell'amore della mia vita. La conoscenza tra un uomo e una donna, tra il marito e la moglie, ma anche la conoscenza tra due amici, non è una conoscenza speculativa, intellettuale, è una conoscenza relazionale, una conoscenza d'amore. Conoscere te nel cuore, anche se non è poi una conoscenza totale. Questa conoscenza ha comunque dei limiti, soprattutto quando è una conoscenza tra noi e Dio. Ma ascoltiamo questa bellissima preghiera, facendo attenzione agli aggettivi che l'Aquinate usa, appunto per descrivere cosa? Per descrivere ciò che la persona desidera diventare e quindi rivelano lo spirito della persona. Rivelano il suo spirito in questo caso, l'integrità dello spirito di Tommaso d'Aquino. Donami, Signore mio Dio, un cuore vigile, ecco il primo aggettivo, che nessun pensiero sviante possa trascinare lontano da te. Quindi un cuore vigile. Poi un cuore nobile, donami un cuore nobile, che nessun immeritevole desiderio degradi. Poi Tommaso chiede un cuore indomito, un cuore indomito che nessuna afflizione possa affaticare. E Tommaso poi chiede un cuore libero. Donami un cuore libero che nessuna violenta tentazione possa soggiogare. E alla fine un cuore retto. Donami un cuore retto che nessuna intenzione perversa possa legare. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!